l'inevitabile necessità di raccontare il mondo. Fotolupo Stories. Le storie dietro ogni storia. Corpi, vite, progetti, pezzi di mondo. Capitolo 2. Fotografie e racconti. Allora, io sono Stefano Tiozzo, ho 37 anni, sono un viaggiatore, un appassionato di natura, paesaggio, ma anche umanità a 360 gradi. E per fare tutto questo sono un fotografo, un documentarista e uno scrittore. Raccontaci quando e perché hai iniziato a fotografare. Beh, io prima di fare il fotografo facevo il dentista, è una storia un po' particolare, ma prima di fare il dentista facevo lo studente di odontoiatria e io ho iniziato a fotografare seriamente, diciamo, quando facevo l'università, perché mi serviva una macchina fotografica per documentare le bocche disastrate che cercavo di rimettere in ordine. E quindi comprai una piccola bridge per documentare i casi da presentare poi agli esami, no? Però ovviamente poi me la portavo anche nelle piccole vacanze al mare che facevo con gli amici del tempo, e mi sono accorto col tempo che mi piaceva molto di più fotografare un tramonto che non una carie o chissà cos'altro. E quindi di lì poi nacque una passione che culminò al momento della mia laurea, dove chiesi con potere contrattuale acquisito per la buona votazione a mio padre di regalarmi per la laurea una macchina fotografica, che fu la mia prima reflex, e poi da lì è iniziata tutto un altro viaggio. Come hai iniziato a viaggiare? Beh, quando si parla di viaggi, in un certo qual modo posso dire di avere la fortuna di essere stato un po' un predestinato, diciamo, perché sono nato in una famiglia di appassionati di viaggi. I miei genitori, quando io e mio fratello eravamo un po' più grandi, viaggiarono parecchio, no? Viaggiavano ancora prima del Covid, adesso un po' di meno. Comunque, il primo viaggio serio che ho fatto, io l'ho fatto che ero piccolissimo, avevo 10 anni, i miei genitori mi portarono in Australia. Non ricordo quasi niente di quel viaggio in realtà, però forse l'imprinting di quell'esperienza è rimasto e poi si è sviluppato nel tempo, perché avevo un fratello che ha vissuto per 15 anni, ce l'ho ancora il fratello ovviamente, no? Ha vissuto però per 15 anni a New York, e io ricordo che a 15 anni, alla mia età di 15 anni, andai a trovarlo. Era proprio il Natale dopo l'11 settembre, tra l'altro un momento in cui nessuno voleva andare a New York perché c'era un po' di paura. Però convinsi i miei genitori a prendermi un biglietto e per la prima volta da solo a 15 anni con uno zaino in spalla attraversai l'oceano per fare questo primo viaggio epocale per me. Poi in realtà il grosso è arrivato dopo la laurea, quindi quando essenzialmente avevo la possibilità, lavorando, di poterli sostenere economicamente i miei viaggi, e iniziai appunto con quello che è sempre stato un po' il grande amore nascosto della mia vita, che è il Nord Europa. Fino a quel tempo era nascosto, poi divenne palese, plateale, e fotografia e viaggio iniziarono a sposarsi insieme, creare un piccolo piacevole mostriciattolo che, crescendo dentro di me, poi mi ha trasformato la vita.
Cosa accade dentro di te quando scopri nuovi pezzi di mondo? Beh, in realtà è abbastanza difficile spiegare che cosa accade quando si scopre qualcosa di nuovo, perché è una gioia talmente pura, talmente primitiva per certi versi, che si fa molta fatica a descriverla a parole, quindi in sincerità non penso di avercele queste parole, però cerco di raccontarlo in maniera spontanea quando faccio i miei video, quando ho appena vissuto uno di questi momenti, scrivo un post magari sui social di getto e semplicemente essendo me stesso in quel momento lì. Poi magari col passare del tempo io mi scordo che cosa è successo in quel momento, perché in qualche modo è come se fosse una specie di, chiamiamola di trance agonistica, no? Per certi versi, dove la bellezza del momento, la gioia di quella scoperta, di aver decifrato un enigma in più della bellezza del mondo, ti dà quell'energia che ti serve per raccontarla, per viverla, ma poi in realtà, come dire, la ricordi grazie a quello che hai vissuto in quel momento, che hai fissato con un'immagine, no? Forse anche per questo che mi sono appassionato di fotografie e video, perché in qualche modo mi serviva a fissare nel tempo queste emozioni che poi in realtà nascono e svaniscono in quel momento lì. Come hai iniziato a girare video? Allora, girare i video in realtà è stata abbastanza una curiosa sliding door della mia vita, che poteva andare in un modo, poteva andare nell'altro. Banalmente, quando torniamo al momento in cui ho chiesto in regalo di laurea una macchina fotografica, una reflex del tempo, era appena uscita da pochissimo tempo la Canon 7D, che, se ricordate, era la prima reflex che girava video in HD, se non ricordo male. Forse c'era 5D Mark II, comunque la 7D era una delle prime, se non la prima in assoluto. E il ballottaggio era tra la 50D, che faceva solo foto, e la 7D. E siccome mi ero lavorato bene, avevo preso 110 lode, dignità di stampa, il potere contrattuale era aumentato e quindi riuscii a barattare quei, non so, 100-200 euro in più che costava la 7D. Non me lo ricordo onestamente, però mio padre chiuse un occhio, vabbè, sei stato proprio bravo, quindi va bene. E quindi presi una macchina che girava i video. Quella è stata una... cioè, banalmente, il fatto di avere una macchina che te li può fare i video è già il primo punto di partenza. La realtà è che il primo video io lo feci col cellulare. Lo feci, pensate, in un congresso di chirurgia a Bilbao. Al tempo facevo il dentista, ricordo, appunto, andammo a fare questo congresso e io feci delle piccole riprese con l'iPhone che al tempo girava i primi video, parliamo del 2010, quasi era giurassica dal punto di vista di telefonini e video, ma feci un videino così piccolino da condividere con degli amici e ci divertimmo talmente tanto a vedere quel video là, che era una cosa banalissima, che poi con tutti i viaggi, le vacanze che si facevano con gli amici nel ritaglio del tempo dal lavoro, divenne un po' una tradizione, cioè ogni viaggio si faceva un piccolissimo video, che all'inizio era semplicemente un video dove noi sceglievamo una canzone famosa, ci ballavamo sopra e cercavamo di caricarla da qualche parte quando ancora gli algoritmi del copyright non erano così severi con i video che contenevano canzoni famose. Poi arrivò il momento in cui decisi di fare un viaggio, come dire, più importante, un viaggio che poi avrebbe cambiato la mia vita sostanzialmente, cioè il viaggio in macchina in solitaria da Torino a Capo Nord di ormai 10 anni fa, e prima di fare quel viaggio lì mi sono detto: no, io per fare questo viaggio qua voglio fare qualcosa di più, voglio proprio raccontare tutta l'esperienza, quello che accade. È il mio primo viaggio in solitaria, tutto sommato per la mia percezione del tempo era anche una grande avventura, una grande impresa tra mille virgolette, perché poi non lo è a tutti gli effetti, e quindi mi sono detto: cerchiamo di spingere un po' più in là il desiderio di, cioè la voglia di raccontare anche la tecnica, il modo in cui lo si racconta. Ero arrivato da una breve esperienza dove, in un viaggio in Giordania con i miei amici storici con cui si facevano i primi viaggi, avevamo fatto esattamente una via di mezzo, cioè un video che era la prima parte, una canzone ballata che facevamo un po' i cretini così, e poi però, siccome il viaggio ci aveva dato tante emozioni, ci siamo detti: ma davvero vogliamo ridurre questo viaggio a una canzoncina ballata, un videoclip? C'è molto di più di quello che abbiamo vissuto, c'eravamo molto emozionati, avevamo avuto delle esperienze anche spiritualmente importanti, no? Specialmente a Gerusalemme.
E allora decidemmo di unire delle immagini da collegare con una voce fuori campo. Fu il mio primo esperimento di voce fuori campo, di voice over. E una volta fatto questo voice over, diciamo che si era creato questo ponte tra un modo precedente di fare video e un modo nuovo che stava quasi per nascere, ma era ancora molto acerbo. La prima volta l'ho fatto con il video a Torino Capo Nord e avevo un'ansia incredibile perché non avevo la minima idea di che effetto avrebbe avuto. Ero convinto che l'avrebbero visto al massimo due o tre amici, poi quasi non lo volevo pubblicare a un certo punto. Poi lo pubblicai, era il 1° dicembre del 2013 e poi da allora di nuovo siamo arrivati fin qua. Piglio la macchina e vado a Capo Nord. Sì, avete capito bene. Organizzi spesso viaggi fotografici. Come li imposti? Come li gestisci? Beh, diciamo che il mio ruolo più che organizzatore è, diciamo, consulente organizzativo, nel senso che io non ho una mia agenzia viaggi, non ho un tour operator, e quindi mi appoggio a chi ha le licenze, le autorizzazioni per fare questo tipo di lavoro. Gli do gli spunti, gli do le idee, cioè io voglio fare un viaggio che abbia queste caratteristiche, A, B, C, D, vedere il posto A, il posto B, il posto C. E possibilmente laggiù voglio portarli a fare le foto alle stelle e laggiù le foto al tramonto, eccetera. Quindi si organizzano pernottamenti, spostamenti sulla base di quelle che saranno poi sul campo le esigenze fotografiche, meteo permettendo. Come le gestisco? Cambia da destinazione a destinazione. Ci sono destinazioni dove mi sento più a casa perché ormai ci sono stato 20 volte, destinazioni che magari scopro per la prima volta, magari con partner lavorativi locali e quindi ogni viaggio ha un po' la sua storia a sé, ha un po' la sua economia. Quello che diciamo fa da un minimo comune denominatore è, vabbè, oltre alla mia presenza fisica, la voglia, la gioia di condividere con persone che viaggiano con me, magari una bellezza che io ho già visto e che per me è un po', come dire, già vista, sembra un po' la solita cosa, che però vista riflessa negli occhi delle persone che la vedono la prima volta, diciamo, genera emozioni sempre nuove ogni volta. Quali sono le destinazioni che fai più spesso? Beh, allora, i posti dove vado più spesso sono, beh, indubbiamente i vari paesi del Nord Europa, quindi Norvegia, Finlandia, Svezia, Islanda, Isole Faro, eccetera. E poi, beh, se pensiamo all'era pre-Covid, ogni anno avevo un viaggio in Sud America, ogni anno un viaggio in Giappone, poi a volte venivano fuori delle mete un po' jolly, a volte l'India, a volte la Russia, a volte il Nord America, il Canada, eccetera. Quindi in realtà adesso che è finita un po' la faccenda del Covid, speriamo, non vorrei dirlo troppo presto, però sembra per adesso, diciamo che sto cercando di ripristinare un po' quello che c'era prima, quindi rifare tutti i viaggi che facevo. Ah, andavo sempre anche in Oman, ecco, un altro paese con cui sono molto legato è l'Oman. Devo dire, i paesi che mi fanno battere il cuore, indubbiamente come area generica il Nord Europa, quale che esso sia, che sia Finlandia, che sia Islanda, non cambia niente, cioè, per me quell'universo lì freddo da aurora boreale è il primo amore non si scorda mai. Poi l'America del Sud, specialmente la zona delle Ande, specialmente a cavallo tra Cile, Bolivia e Perù, scusami, tra Cile, Bolivia e Argentina, chiedo scusa, quella zona lì è una delle zone più belle che abbia mai visto al mondo. E poi altri luoghi che mi fanno battere il cuore per motivi diversi sono l'India, per via della sua sottile e straordinaria dimensione spirituale, e poi la Russia per tutto quello che ho vissuto al suo interno, ma dovessi scegliere un posto tra le migliaia di posti pazzeschi che ci sono al suo interno, direi i Monti Altai al confine con la Mongolia. Se schioccando le dita potessi trovarti a cena con qualcuno? Ma per quanto abbia già avuto questa fortuna, tale è la bellezza dell'interazione che se potessi schioccare le dita vorrei essere a tavola col mio maestro. Ecco, è già successo qualche volta, ho avuto questa fortuna, ma
vorrei che succedesse ancora e ancora e ancora. Perché pensi che esprimersi tramite le immagini sia tanto efficace? Beh, è un dato di fatto che noi viviamo nell'era delle immagini, perché la diffusione dei mezzi tecnologici, i social network e la velocità e facilità di creazione, produzione e condivisione di contenuti video è la cifra della nostra epoca, no? Quindi quando gli storici studieranno questo secolo qua, questo fenomeno non potrà non essere considerato, perché è realmente un qualcosa che non si è mai visto prima. E la potenza delle immagini certo non la scopro io, ecco, non l'ha scoperta neanche mio padre, cioè nasce dal cinema, dalla fotografia. Il racconto per immagini è un racconto che ha una potenza ineguagliata, poiché permette allo spettatore di entrare dentro ciò che stai raccontando, con la fotografia in un modo molto più poetico, se vogliamo, molto più astratto, che lascia anche spazio all'immaginazione o alla produzione propria di emozioni di fronte a un'immagine che è statica e di fronte alla quale sei tu che in qualche modo devi, come dire, espanderti, no? Dall'interno. Mentre con la col cinema prima, poi ovviamente con i video di oggi, è tutto decisamente più semplice ancora, perché sei proprio dentro l'azione, sei dentro quella cosa che viene raccontata. Una cosa che mi viene spesso detta e riconosciuta da chi apprezza il mio lavoro e si riassume in questa frase, cioè: Stefano, ci sembra di essere lì con te. Grazie Stefano, perché io con te viaggio anche stando seduto da casa. E quindi il racconto per immagini è efficace per questo, perché permette di materializzare un'emozione all'interno di un cuore ben lontano da dove questa emozione si è generata, ed è un qualcosa che assomiglia a un miracolo certe volte. Da dove nasce il bisogno di condividere le tue esperienze con il pubblico? Allora, questa è una domanda la cui risposta ha la sua radice nella scelta di vita che ho fatto, cioè nella scelta di vita di abbandonare un mestiere prestigioso, sicuro, bla bla bla, quanto ne vogliamo mettere noi, cioè quello di fare il dentista, per diventare questa cosa qua, che non so neanche io come definirla. Delle volte quando mi dicono che lavoro fai, dico: faccio lo Stefano Tiozzo, no? Fu un processo lungo, su cui non mi dilungo perché è chiaramente un po' noioso magari, però essenzialmente ci fu un momento in cui io mi accorsi che dai miei video le persone traevano una forma di ricchezza che nemmeno io ero in grado di vedere. Mi accorsi dai feedback, dalle email che mi arrivavano, dai messaggi, che all'interno di quei video c'era un qualcosa che io non ero neanche in grado di immaginare e che non mi accorgevo neanche di mettere, ma che esisteva e che fluiva in qualche modo in maniera spontanea attraverso le mie parole, attraverso il mio sguardo, le mie espressioni. E ripeto, non era una cosa di cui io ero consapevole, è una cosa di cui mi sono accorto quando ho visto che cosa succedeva da chi guardava questi video. Come se ci fosse una forza invisibile che agiva al mio fianco, alle mie spalle, e che rendeva tutto più magico, molto di più di un racconto di una vacanza, di un viaggio. Quando io facevo il mio video Torino Capo Nord, pensavo di raccontare le mie vacanze, non certo di fare un video da cui gente mi avrebbe scritto email: mi hai ridato la forza di vivere, l'anno scorso mi è successa una cosa brutta, grazie a te ho scoperto la magia della vita e tante belle altre cose che mi hanno fatto piangere in più di una circostanza, no? Allora, a quel punto, tutte queste cose che sono successe in molteplici circostanze nel corso dei primi anni in cui facevo come un hobby questa cosa, sono poi confluite nel momento della decisione. Ricordo che ne parlai con un mio caro amico, eravamo in Cina, e lui mi disse, quando non sapevo cosa fare: ma cosa faccio? Mollo, ci provo, oppure lascio perdere, faccio il ragazzo serio, faccio il dentista, bla bla bla. Ricordo che lui mi chiese: ma Stefano, cerca un attimino di invertire il tuo punto di vista, anziché pensare a ciò che tu hai da guadagnare o perdere in base alla tua scelta, pensa che cosa gli altri, cioè chi usufruisce della tua azione, che siano i tuoi pazienti da dentista o che siano i tuoi fan, follower su YouTube, Instagram e quant'altro, ecco, tu pensa quali dei due perde di più.
Chi perde di più? Perdono di più i tuoi pazienti o perdono di più quelli che guardano i tuoi video? E ci pensai in realtà piuttosto poco per capire che sì, io probabilmente ero un buon dentista, così mi veniva detto, non voglio dirlo a me stesso, ma buoni dentisti ce ne sono tanti, insomma, i miei pazienti ne avrebbero trovato un altro molto facilmente. Ma come videomaker, come creatore di contenuti, come lo facevo io, e chiaramente c'ero solo io, ovviamente, no? Perché io ero io, non so come per, è molto banale, però. E quindi mi sono detto, se io smetto di fare questa cosa, io faccio un torto a molte persone. Da quel momento, in seguito anche poi a un importante sviluppo anche di comprensione spirituale dell'esistenza, della vita, perlomeno per il modo in cui io la vedo, capii che la vita essenzialmente ha un senso nel momento in cui tu ti metti al servizio degli altri, nel momento in cui tu sei un servo delle altre persone, ok? Nella maniera più dolce e buona in cui si può immaginare la parola servo, chiaramente, non schiavo, ma ho delle capacità, ho dei doni, delle qualità, le metto al servizio delle persone, lo faccio per gli altri, io tutto ciò che faccio non lo faccio per me, mica lo faccio perché uno diventa conosciuto, diventa famoso, ricco, che ne so io, non lo so, un mio amico dice sempre, mica voglio diventare il più ricco del cimitero, no? E questa è un po' la stessa cosa che si applica, la gente a volte si fa tante fantasie, specialmente quando vede tanti numeri di follower, tante centinaia di migliaia di visualizzazioni e bla bla bla. La realtà è che io tutto questo ho iniziato a farlo per dare qualcosa alle altre persone, per dare tutto quello che avevo, per dare me stesso. Oggi noi qui ci vediamo in questa intervista perché abbiamo appena finito una presentazione del mio libro, no? Ma se uno la ragiona un po' commercialmente, non ha mica senso sbattersi a girare l'Italia a fare le presentazioni di un libro, che potresti fare un video su YouTube, lo vedono in 100.000 persone e poi lo comprano su Amazon, no? Però la realtà è che è un modo per incontrare persone che mi seguono, che hanno visto queste cose nei miei video, e dare ancora di più, incontrarli dal vivo e quindi, come hai detto tu stesso, trarre energia da loro, ma a loro volta, a mia volta darne, ecco, non so come dire. Quindi la risposta alla tua domanda è in realtà la risposta anche a un'altra domanda, che potrebbe essere: perché fai quello che fai? Lo faccio per questo, perché alla fine, se ho un dono, se ho un talento, una fortuna, come ognuno ha i suoi, sia chiaro, cioè non è che i talenti sono una cosa per pochi, ce li abbiamo tutti, però una volta che li hai scoperti, il senso di tutto questo è metterli al servizio degli altri per arricchire la vita delle persone che interagiscono con te. Non so se fu Picasso o chi per lui a dire il senso della vita è scoprire il proprio dono, la propria unicità, lo scopo della vita è regalarlo agli altri. Il tuo punto di vista da medico e dentista. La medicina ha una grossa componente scientifica, ma non è una scienza esatta. Non può esserlo, perché ogni corpo umano è diverso, no? Se tu guardi qualunque studio scientifico su qualunque terapia, farmaco, eccetera, non ha mai il 100% di efficacia o non efficacia. Cioè sempre si va per approssimazione, no? Per cui esiste quel, come dire, esiste un modo di fare il medico applicando i protocolli della cosiddetta evidence-based medicine, dove fai la stessa cosa su tutti a parità di casi e tu sai che ti andrà bene nel 97% dei casi, perché questo dice la letteratura e così è. C'è poi quel 3% in cui però è richiesto di saper capire che ci va qualcosa di diverso, che però magari è un po' contro i dettami della pratica, specialmente nelle discipline chirurgiche. E quindi io molto spesso mi sono preso delle grosse soddisfazioni con dei pazienti per aver risolto cose che sembravano irrisolvibili, ma perché non ho fatto ciò che doveva essere fatto, ho fatto ciò che non doveva essere fatto da libro. Sì, quindi no, devi capire chi hai davanti, che cosa si aspetta e che cosa desidera, no? Se tu, vabbè, poi entriamo nel dentistico, che è un po' tecnico e noioso, però oggi questa è una cosa che molti medici si scordano. Io queste cose le ho imparate da medici anziani che hanno imparato a fare i medici quando i medici erano veramente medici. Oggi sono esecutori di protocolli, per lo più. Siamo esecutori di protocolli.
Per eseguire un protocollo basta una macchina, no? Non serve un uomo. In particolar modo la comunicazione sotto diga. Sai cos'è la diga? Quel telo di lattice verde. Come andate in vacanza? Andate al mare, in montagna? Sì, sì, certo, capisco, no? Gran conversazioni. Grandi conversazioni. Poi delle volte magari col paziente si arriva a discutere di cose serie. No, scusi un secondo, interrompiamo. Mi puoi dire meglio che non ho capito? Cosa ti torna alla memoria guardando questa foto? Qui che c'hai qua? Esattamente. Dove hai trovata questa? E questa, tra l'altro, sai che non l'ho mai vista stampata in realtà, perché l'ho sempre vista sul monitor del computer o qualche volta, forse una volta su un giornale, ma non me lo ricordo. Questa è semplicemente una foto, diciamo, della versione caucasica del mio matrimonio con mia moglie, se volete vedere qua, dove io sono. È un po' scura forse, ma vedete che sono questo qua vestito di nero con la papaca in testa. E questa è appunto, come detto, la versione caucasica del mio matrimonio. È una foto che a me piace moltissimo perché ogni volta che la faccio vedere la gente rimane sempre molto stupita, dice wow, ma che bei vestiti, che spettacolo. Effettivamente ci siamo divertiti un sacco a sposarci secondo le tradizioni del Caucaso del Nord. Molto bello, è un ricordo molto bello della mia vita. E poi ovviamente forse il, diciamo, dal punto di vista iconografico, quindi delle fotografie, dei vestiti, degli abiti tradizionali, è il momento più bello dei vari matrimoni che ho celebrato con mia moglie. E ovviamente, insomma, mi ricorda della grande fortuna che ho ad avere al mio fianco una donna che mi sopporta, che mi supporta, che accetta la mia natura di vagabondo, se vogliamo, e non solo, la sostiene attivamente. È una grande fortuna che ho, ovviamente è reciproco, perché anche io sono il suo primo fan dal punto di vista della sua carriera artistica, e non è mai così scontato, perché quando si fa un lavoro come il mio, come il suo, spesso da una delle due parti qualcuno poi inizia a lamentarsi, sei sempre via, fai questo, fai quest'altro, eccetera. Io e lei abbiamo una grandissima fiducia uno nell'altro, una grandissima comprensione e soprattutto accettazione di ciò che l'altro ritiene sia lo scopo, se vogliamo, della propria vita, e quindi che viene poi espresso attraverso i viaggi nel mio caso e i concerti nel suo. Quindi sicuramente c'è tanto in questa fotografia, tanto di personale, tanto di anche dei viaggi che ho fatto in Russia e che ho racchiuso poi nel mio libro. Qual è il confine tra documentazione e narrazione? Beh, la documentazione molto banalmente è semplicemente riprendere che cosa accade, che cosa è davanti a te, e da un certo punto di vista non è che sia troppo diversa la mia ripresa di un ghiacciaio rispetto alla ripresa di un ghiacciaio di chiunque altro con la mia stessa attrezzatura, ok? Ci sono poche distinzioni. E la narrazione invece è ciò che garantisce l'unicità a un racconto, per cui un viaggio in Islanda negli stessi posti, fatto da due persone che fanno lo stesso viaggio uno a fianco all'altro, ma raccontano in due modi diversi, di fatto raccontano due viaggi diversi. Questa è una delle cose che a me piace di più in realtà nel mio lavoro di guidare viaggi fotografici, che vabbè, qua siamo nel mondo della fotografia più che dei video, però essere circondato da sette persone che hanno sette occhi diversi, sette paia di occhi diversi, e vedono lo stesso posto con occhi diversi, a loro volta insegnano a te nuovi modi di vederlo. Ed è molto bello questo, confrontarsi con altre persone che teoricamente sono lì per imparare qualcosa da te, ma tante volte non si accorgono che ti insegnano qualcosa, no? Non mi è mai capitato di vivere questo tipo di esperienza per quel che riguarda la produzione video, perché è una cosa decisamente più difficile, più unica, se vogliamo, per cui sono sempre stato un po' sotto la mia campana di vetro dove vedevo me stesso fare le cose. Però quando vedo i risultati di altri
colleghi, creatori di contenuti, creatori di video che fanno uno stesso video di uno stesso posto che ho visitato, io vedo un posto completamente diverso. Eppure i posti sono gli stessi, no? Allora quella differenza è data dal fattore unico che è l'uomo, la persona, che mettendo qualcosa di sé, più o meno in modi diversi, conferisce unicità a un qualcosa che se fosse solo documentato di per sé sarebbe uguale a se stesso. Come costruisci le storie all'interno dei tuoi video? La realtà è che non c'è una regola, non è che io ho studiato un qualcosa e applico una strategia pensata a monte. Tutto ciò che io faccio, dalla prima all'ultima cosa, cioè che sia vestirmi, lavarmi i denti o fare un documentario, essenzialmente io lo faccio con una spontaneità che mi è naturale. Quindi anche il mio storytelling è un qualcosa che è semplicemente connaturato al mio modo di essere. Io quello che faccio semplicemente, il più delle volte quando devo costruire un video lungo magari, è individuare dei punti chiave. Individuare, che ne so, come lo voglio iniziare, come lo voglio finire, a meno che non decida, che ne so, lo finirò mettendo le immagini migliori e costruendo un discorso alla fine di tutto. In quel caso non ci penso, lo faccio poi in montaggio. Oppure, che ne so, quando mi accorgo che sto vivendo durante un viaggio un'esperienza che non può non diventare una parte chiave del racconto, e quindi quello diventa un punto chiave intorno a cui magari decido di far ruotare certi altri modi di narrare ciò che è successo. Ma se uno ci pensa, un racconto di viaggio non è come un film, no? Che tu fai lo storyboard e sai esattamente che cosa vai a fare prima e dopo. Devi lasciarti stupire, c'è un grosso spazio da lasciare all'imprevisto, che è la bellezza del viaggio. Faccio un esempio, il video, uno dei video che mi ha reso conosciuto, quindi questo viaggio da Torino a Pechino in treno, quando incontro questo personaggio che è diventato un po' una leggenda nel mio canale YouTube, cioè Larissa, questa donna russa ubriaca che mi parla in russo in continuazione. Al tempo in russo non lo parlavo per niente, e quindi si è creata questa scena che è una gag. Il punto è che quando sei lì in quel momento tu ti accorgi che quella roba la devi filmare, se no non ce l'avrai dopo. Allora, la filmi e quello diventa un punto, della storia. Poi, come costruirlo all'interno di una storia, diciamo che, si fa grazie all'arma segreta magica di ogni, narratore video, che è il voice-over. Cioè, tu scrivi i raccordi con quello che hai vissuto e li metti insieme in maniera che abbiano un senso, che abbiano una loro fluidità. Ma a monte, se parliamo di costruzione, io costruisco semmai, nella migliore delle ipotesi, quello che è un canovaccio, cioè dei punti chiave, tipo so che devo andare dal punto A al punto B per passare poi a C e chiudere con D, ma tutto quello che accade in mezzo lascio che sia un po' la bellezza della vita e del viaggio a crearla, no? Io in quel momento essere semplicemente in grado di acchiapparla quando succede. Poi delle volte capita che magari ci siano dei video, dei progetti in cui magari mi viene richiesto, per esempio, di toccare per forza certi argomenti, perché poi nel lavoro succede anche questo. Allora lì divento molto più metodico nella creazione di questo canovaccio che anziché avere 4 punti, ipotizzo, ne ha magari 10. So che in questo video io devo dire A, B, C, D, E, F, G, H. Anche nei video di divulgazione storica o di divulgazione magari di vicende di attualità, per quel che riguarda un po' l'universo che ho imparato a conoscere, cioè la Russia. E io mi faccio una lista su un foglio e dico io devo parlare di queste cose qua. Poi come le collego lascio che sia un po' spontaneo. A me non piace scrivere copioni e leggerli perché questo toglie una marea di spontaneità. Rende tutto più professionale, più preciso, più pulito, per carità, va bene. Però come ho detto all'inizio, la qualità principale che contraddistingue il mio lavoro, per cui ho la fortuna di essere apprezzato da molte persone, e essere me stesso, perché del resto se uno vuole vedere i video di Stefano Tiozzo vuole vedere Stefano Tiozzo, no? Non una costruzione artefatta. E quindi avendo la fortuna di potermi muovere abbastanza bene con le parole, con la spontaneità, con l'istinto se vogliamo, lascio che questa qualità si esprima e faccio di tutto per non ostacolarla. E quindi in certo qual modo, da un lato lo storytelling non lo costruisco in alcun modo, perché se lo costruissi forse smetterebbe di essere quello che è.
Ha girato mezzo mondo. Qual è il rapporto con il luogo che chiami casa? Lo dicevamo prima a tavola, no? Che cos'è casa? Beh, per me è un po' un problema perché, sai, non si dice... credo che da un punto di vista normativo, da qualche parte, la tua residenza è dove passi più di 180 giorni in un anno. La realtà è che non c'è nessun posto al mondo che risponda a queste caratteristiche per me, perché ogni settimana sono in un posto diverso tra una cosa e l'altra, no? Però il mio campo base, inevitabilmente, che è quello dove c'è l'archivio fotografico, l'archivio fotovideo, il NAS, ecco. Quello è sicuramente l'appartamento dove vivo con mia moglie a Mosca. Entrare in casa, ritrovare, vabbè, non solo ovviamente mia moglie, ma ritrovare anche l'ambiente dove riesco a sviluppare i miei progetti, a stare lì tranquillo alla mia scrivania con una bella tazza di tè, a montare un video, a scrivere qualcosa, è la gioia di tornare a casa, ecco, se vogliamo un po' di memoria omerica per chi come me ha fatto il liceo classico, un po' in piccolo l'emozione di Ulisse che torna a Itaca, ecco, però chiaramente non in maniera così drammatica come in quel poema, però insomma la gioia di aver fatto il tuo dovere, di aver fatto qualcosa di bello in giro per il mondo, di tornare a casa e di sistemare tutto per poi continuare per una nuova avventura. Appena finita la terza presentazione di fila qui a Montelupo Fiorentino nel circolo fotografico Fotolupo gestito da un mio carissimo amico Giovanni Gambaccioni. Ciao Gamba, guardati là. E sono un po' bollito, ma adesso vi fanno una bella intervista con questa luce piantata in faccia come se fosse in un interrogatorio della polizia, dove abbiamo il poliziotto lì che prende appunti di quello che... Però cosa la mettete su YouTube, no? E allora poi vi mando il link. Ma non adesso, birichini.